Bene, abbiamo avuto il primo contatto istituzionale. È stato con l'ambasciata americana in Italia. Cioè, l'unica istituzione ancora con cui abbiamo avuto a che fare è stata l'ambasciata americana in Italia, che ci ha chiesto, a fine conversazione, dopo una bella giornata di lavoro, eccetera, insomma, guardate, se avete qualche problema e vi serve aiuto, fate affidamento su di noi. Cioè, uno cade dalle nuvole, per dire, questo è il territorio. Cioè, il giornalista che mi ha preceduto ha fatto bene a sottolineare i problemi della 'ndrangheta in Calabria, ma fatto 100 i problemi che hanno un'impresa in Calabria, 90 vengono da pubblico, 10 vengono da privato. E lì nasce la domanda, ma dov'è lo spirito di ribellione dei calabresi? Io ho avuto, non si dice che si dice il peccato ma non il peccatore, io ho avuto solo un rapporto con il pubblico volevano avvicinarmi per scambio di voti. Bene. Cacciato il primo politico che si è presentato per le elezioni dei voti, non si è presentato più nessuno. Se tutti facessero lo stesso modo, cioè cacciassero persone impresentabili, perché di questo stiamo parlando, chi ha in mano il futuro di un territorio dovrebbe essere servo di quel territorio e non sovrano indiscusso. Allora, c'è un'esigenza di fare veramente comunità intorno alle cose e non intorno ai posti di lavoro, agli stipendi, ai bandi pubblici, eccetera, ma intorno alla crescita, perché è dalla crescita e dalla diffusione di un'etica che noi possiamo aspirare a qualcosa. Purtroppo, e questo è un difetto di tutti noi calabresi, ho il sospetto che spesso quasi quasi pagheremmo per venderci. Abbiamo bisogno di una scossa e la scossa non deve arrivare da chi bene o male più o meno ce l'ha fatta, nel senso noi bene o male abbiamo una crescita molto alta, siamo un'azienda che l'anno scorso è cresciuta al 500%, quindi comunque un'azienda che ha una curva di crescita molto importante, ma deve venire da quei giovani che non devono bussare alla porta dei politici per il posto di lavoro, dovrebbero, non dico prendere i forconi, ma avere almeno uno spirito di sana ribellione, perché così come sono le cose in Calabria non vanno, cioè veramente non vanno. Andiamo d'accordo. Devo dare atto, scusatemi l'interruzione, ma così valorizziamo un po' la cosa. È la prima volta che sento un imprenditore che parla così, e poi vi trovo. Adesso io ancora giovane, visto che l'associazione che mi ha invitato era un'associazione giovanile, sarei tentato di dare qualche consiglio ai giovani se vogliono fare impresa. Ho visto dei bandi pubblici, eccetera, possono essere uno strumento, ma storicamente non hanno mai funzionato in Calabria, sono sempre fatti più o meno nello stesso modo, dubito che cambiando il nome a un bando scritto sempre nello stesso modo, cambi qualcosa nella sostanza. Però in pancia a fondi di venture capital, a fondi di private equity, in Italia ci sono più di 5 miliardi di euro che non sono investimenti. Perché adesso, dall'esperienza, facendo anche consulenza per questi fondi, dell'esperienza qual è? In realtà tutti ci lamentiamo che non ci sono soldi. Oggettivamente non ci sono soldi, secondo i canali classici. Perché? Perché le banche non prestano soldi, perché il pubblico non paga e questo fa sì che se da una parte ti chiedono le tasse più alte del mondo, dall'altra non si mettono capitali in circolo e in più le banche tolgono i soldi, cioè c'è recessione, non serve un professore universitario per capire quali sono le cause della recessione. Però capitali ce ne sono e sono nella pancia di fondi di venture capital, che sono nati in un periodo di boom economico, quindi hanno raccolto sul mercato molti capitali, dopodiché loro hanno un termine entro cui questi capitali li devono investire.
guarda caso, sono pieni di capitali in un momento di massima crisi. Bene, non riescono ad investire, ma non riescono a investire, sapete perché? Perché non arrivano buone idee, cioè non arrivano progetti sufficientemente validi e credibili, tali da giustificare un investimento a rischio completo. Ma se i giovani si mettono insieme, si inventano servizi avanzati, se avete dei ragazzi che magari stanno finendo un dottorato a Cosenza, quello che è, e magari hanno tra le mani una tecnologia promettente, lasciate stare quello che è il sistema dei bandi pubblici, andate a cercare i capitali nel privato, perché nei capitali nel privato non ci sono. Naturalmente non ci sono per attività di imprenditoria classica, ma quando voi fate un'impresa high tech, dovete pensare non a fare l'impresa che aspira a qualche centinaio di migliaia di euro di fatturato. Dovete fare un'azienda che aspira ad essere una multinazionale di domani. Allora, solo attraverso questa ambizione riuscite ad attirare poi anche quei capitali che hanno fatto la fortuna in molte parti del mondo. Hanno fatto la fortuna di Israele, attraverso sistemi misto pubblico-privato hanno fatto la fortuna della Germania. Perché quando si imita il modello tedesco, nessuno va mai a vedere come realmente investono i capitali, poi come investe i capitali il pubblico tedesco. Cioè, tutti dicono la Germania cresce, ma nessuno va mai a vedere lì come spendono questi soldi. Se bastasse che vedessero i meccanismi che mettono in moto di crescita per capire che forse qui stiamo sbagliando. Però esistono meccanismi in Italia. Se poi qualcuno vuole consiglio, sono anche pronto a dare consigli direttamente. In questo periodo c'è un più importante concorso fatto da fondi di venture capital che cercano giovani imprenditori da formare prima di dargli i soldi e mettono 30.000 euro a persona di formazione, non di soldi. Eppure dalla Calabria non arrivano progetti. Quindi muovetevi, noi vi possiamo dare una mano.